Senti di là. Ok, sta già fatto mia Luccanini. Buonasera, saluti, bentrovati Presidente. Siamo qui per una festa particolare, vorrei che ce la raccontaste voi e soprattutto il rapporto tra il tuo volume del Monaco e il Livenno, il Brigante. Intanto siamo ospiti della famiglia, che è uno dei ma sono anche azienda doppia. Zona limitrofe dalle allevatori che stanno in comunque diciamo una bella serata, qui parliamo di brigantaggio, non è che poi, ecco, la parola brigantaggio, no? Dovremmo vedere, perché non è che tante volte arriva una cosa, non arriva una cosa, perché loro lo stanno per la giustizia, l'equità sociale. E quindi poi sono state chiamate brigate, però dobbiamo sapere. Era una delle proteste rispetto all'unità d'Italia in questo meridione che ancora si porta dietro quella che tra virgolette si chiama la questione meridionale, ma per noi non esiste la questione meridionale, noi siamo un po' greci, un po' tedeschi, ci laviamo la faccia del Mediterraneo e siamo più vicini al Mediterraneo che al centro di quella Europa. Che l'Europa anda con noi, a noi ci sta più danneggiando. Però esportiamo anche i prodotti di certamente, ma è un prodotto che è buono, tutto eccezionale. Non è che noi dobbiamo, diciamo, fare qualche cosa di più, è un prodotto che cammina. Quando il prodotto è buono, è un prodotto che cammina. E questo prodotto viene fatto in queste case. Quindi dalla materia prima ci sono gli allevatori che producono questo latte che esce fuori questo prodotto nel mondo. E il Marco stasera l'ho detto, Presidente, ma quando siamo ancora... i brigantaggi in questo Cioè, tutti voi. Brigantaggio significa etichettare dei prodotti che non sono top con altre cose. Anche questa è il moderno brigantaggio. Presidente, ma quanto ancora dobbiamo lavorare per far sì che sulle mense degli italiani, almeno quelli meridionali, invece ci fanno arattati i parmigiani, con questi maccheroni ci fanno arattati i pomodori del mondo? I ristoratori ci sono già arrivati, perché vedo che vengono vicino al tavolo con un pezzo di formaggio, se non lo gradisce. Sì, è questo sì, però siamo anche a noi consumatori, perché noi dobbiamo chiedere i nostri prodotti, quando andiamo al ristorante, voi c'avete i prodotti locali, c'avete il vino locale, il vino locale, ce lo vuoi presentare a questa signora? Questo è Ciro Scappa, è uno degli organizzatori, il primo organizzatore di padrone di casa, possiamo dire. Padrone di casa, che io ringrazio a lui, che questa è la prima attuale che mi ha invitato a questa manifestazione e nelle scuole perché è stata davvero una bellissima cosa. Grazie a Ciro, e bisogna sempre continuare per questa strada, sempre. Io sono appassionato delle tradizioni locali, dico sempre che se non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andiamo. Questa è una cosa nostra, la penisola, il sud è tutto un agglomerarsi di cose, di una storia che io prima ho parlato giù nel primo intervento, che è una storia che non ci hanno raccontato. Non è che ci vogliamo fare cose di separazione, però vogliamo far sapere questa storia nascosta del popolo questa del sud, che non si studia nei libri dei ragazzi, non c'è che quando con l'unità d'Italia, con l'arrivo dei piemontesi, ci depredarono di tutte le nostre i nostri tesori tra virgolette. E questa storia purtroppo non è scritta da nessuna parte. Io mi sono permesso di
di dirlo, il primo intervento che ho fatto giù dal giardino 21 marzo, che purtroppo questa storia ha fatto sì che non sono stati, sì, i piemontesi hanno operato, però la massoneria mondiale ha fatto sì che questo regno, che era forte, doveva scomparire, dava fastidio a qualcuno, e l'hanno fatto scomparire. Noi eravamo una potenza economica, una potenza di lavoro, io ho letto dei libri, ho scomprato libri. Io sto venendo dal ponte del Carigliano. Pensa, lì finalmente si sono svegliati intorno a questo ponte, ma abbiamo dovuto aspettare che se ne parlasse uno importante per guardare a uno vecchio, per guardarlo meglio come era fatto, come era posizionato, ed era un ponte progettato, allora non c'era auto, era progettato per far passare carri e animali, è ancora in piedi, ancora intatti, adesso ci passano le persone a piedi per poterlo. Ed è bellissimo, io questo è uno dei tesori, dei tanti tesori. Io quello che chiedo alla popolazione della penisola sorrentina di amare queste tradizioni, rinnovarle, portarle avanti, è una parola bella che un maestro del luogo, Luigi Saiano, disse una volta, fece un progetto delle, si chiamava Pastanà, cioè Pastanà, mettere una pianta piccola per farla diventare grande, e questa è la cosa importante. Noi dobbiamo piantare queste piantine nei bambini, nei nostri figli. Hai ficcato il dito nella piaga. Oggi i ragazzi si credono che per mangiare basta aprire un frigorifero. Mentre invece la passione, il sapere, lo scegliere, mettersi sotto al naso, come fate voi, quando tiriate la carotina dal provolone, lo passate sotto al naso. Si pensa che il latte esce dalla bocca. Invece no, viene muto da una vacca. Che la vacca c'è tanto sudore. Supportiamo il presidente, perché il presidente sta lavorando, ma non a caso. C'è tanto sudore. Io ho chiamato il corrupto del Monaco perché è il simbolo della nostra tradizione, è quello là che è nato insieme a noi e sta andando avanti, e grazie a lui e a noi tanti colleghi che sono appassionati della tradizione, che portiamo avanti queste cose, andiamo a sentire, e grazie a Positano News che questa cosa è molto attento.